Qual è il punto di Andoga? Per tutti, magari Barbera degli anni 80, che è la fisionomia sulla quale poi è stato creato il personaggio graficamente. Però ormai sono da tanti anni e magari alcuni di noi avrebbero il piacere di vedere Andoga in carne ed ossa anche in altra maniera. Però è successo poco tempo fa e non tutti siamo rimasti molto soddisfatti di questa cosa qua. E quindi ora, dopo questo piccolo cappelletto alla notizia, direi la parola direttamente al fautore di quello che staremo per annunciare, ovvero Andrea Cavaletto, sceneggiatore di Dylan Dog. Questo sono quasi dei tuoi commenti, e questo lo dite perché facciamo vedere un altro, se riusciamo, magari qualcun altro ha letto prima. La radio forse eravamo dei due primi. Esatto, o uno su Max, se non sbaglio. Ok, Andrea Cavaletto, a cui farei un applauso di benvenuto. Non volevo dire nulla.
credo che per ottobre, quindi per il rilancio dell'effettivo di Landorme del nuovo corso e in concomitanza spero proprio con Luca Comics and Games, avremo anche noi da offrire a tutti i lettori e i fan del personaggio un cortometraggio di 15 minuti su di Landorme, che sarà il mio di Landorme, che è poi il mio tributo a questo personaggio, cioè un atto d'amore nei confronti di un personaggio che mi ha dato tanto, con cui sono cresciuto e che ho la fortuna di sceneggiare a tutt'oggi. Ho già scritto la sceneggiatura e avremo anche Pasquale Cumino all'interno del cortometraggio, non come sceneggiatore ma come voce, perché lui comunque è un doppiatore, un bravo doppiatore, e ha voluto anche lui partecipare al progetto e sarà una voce all'interno del film. Ovviamente tutto è extra Bonelli, perché i diritti, come sappiamo, sono degli americani e non si può fare nulla di più. Dopodiché posso confermare, ci sarà una coprotagonista del cortometraggio, sarà Veronica Gentili, che sarà la compagna di questa avventura di Dylan, e stiamo trattando, direi scaramanticamente che stiamo trattando, ma abbiamo già un ok, il volto di Dylan è del famoso attore Stefano Cassetti, che in Francia è un idolo e ha fatto tantissimi film anche in Italia, sia per la TV che per il cinema, anche per l'America, e sono orgoglioso di averlo, perché quando l'ho visto comunque ha un qualcosa nello sguardo che mi ricorda personalmente tantissimo il Dylan di Mari, che è quello che negli ultimi anni mi attira di più come sguardo, come tratto. E quindi quando l'ho visto ho provato a proporglielo, lui è un fan, lui stesso è un fan di Dylan e è stato molto gentile ad accettare ed è entusiasta come tutti noi di partecipare a questo progetto. Non posso rivelare ancora niente della trama, anche perché essendo un corpo di 15 minuti se mi rivela la trama non c'è più neanche il gusto di vederla. Diciamo, dico solo che mi sono ispirato tantissimo al primo Sclavi, ho preso come riferimento una delle storie che per me è fondamentale, che è lo speciale La casa degli uomini perduti disegnata da Casartano, e l'atmosfera che voglio ricreare in questo cortometraggio sarà molto ispirata a quella situazione. Niente, spero di fare un buon lavoro e di dare anch'io una versione, cioè di dare una versione di Landorme che sia lui, ovviamente non uscirà neanche con il nome di Landorme, perché non si può, sarà usciato il titolo della storia, perché in tutti gli effetti è una storia di Landorme, che si intitola provvisoriamente, ma credo che rimarrà così, La casa delle conchiglie. Sarà un horror, è vero, cioè non una cosa alla quale, cioè una cosa. Sarà un horror, ovviamente sarà un horror per tutti, commerciale, anche perché finirà gratuitamente su internet, e credo che inizialmente potrà essere visto soltanto nelle varie manifestazioni delle varie fiere. Vorremmo partire appunto per Lucca, quindi dopo qua l'annuncio e partiremo credo per Lucca. E se tutto va bene, il prossimo anno di Sola Comics saremo ben lieti di presentarlo anche qui. Credo di aver detto tutto, e scusatemi se vi disturbate, però ci tenevo a far presente questa cosa. Grazie a te. Quindi faccio proprio il cafonazzo che sono qua, ho disturbato la conferenza di Alex. Però sono contentissimo perché sono vicino a dei miei miti e quindi già solo per quello sono veramente contento, perché per me è cosa mia, comunque rimane il copertinista assoluto di Dylan Dog, e anche se per Alex non importa, però per me il copertino di Dylan Dog presente da lui sono qua il mio mito, e poi i fratelli c'è stato e non sto scherzando, tra i miei preferiti di adesso, come dicevo. Ecco, lo dico perché veramente, cioè io prima di essere sceneggiatore di teatro rimango un suo fan, e quello che faccio sempre con amore e rispetto per il personaggio, compreso questo cortometraggio che farò, quindi spero che lo vedrete. Grazie a tutti. Prima di iniziare,
entrare nella nostra.